Primo libro delle cronache, capitolo 26. Per le classi dei portinai, dei coariti, Meshelemia, figlio di Coore, dei figli di Asaf. I figli di Meshelemia furono Zaccaria il primogenito, Jediael il secondo, Zebadia il terzo, Jataniel il quarto, Elam il quinto, Geonan il sesto, Elgioneai il settimo. I figli di Obededom furono Shemaia il primogenito, Geozabad il secondo, Gioa il terzo, Sacar il quarto, Natanel il quinto, Amiel il sesto, Issacar il settimo, Peultai l'ottavo, poiché Dio l'aveva benedetto. A Shemaia suo figlio nacquero dei figli che signoreggiarono sulle loro case paterne, perché erano uomini forti e valorosi. I figli di Shemaia furono Otni, Ofael, Obed e Eleazab, i cui fratelli Eliu e Semachia furono uomini valorosi. Tutti questi erano figli di Obed-edom. Essi, i loro figli e i loro fratelli, erano uomini valienti e pieni di forza e adatti per il servizio. 62 discendenti di Obed-edom. Meshelemia ebbe figli e fratelli, 18 uomini valorosi. Osà, dei figli di Merari, ebbe per figli Shimri il capo, sebbene non fosse il primogenito, suo padre lo costituì capo. Ilchia il secondo, Tebalia il terzo, Zaccaria il quarto. Tutti insieme i figli e i fratelli di Osà erano 13. A queste classi di portinai, tramite i loro capi, come anche ai loro fratelli, furono affidati i compiti del servizio della casa dell'Eterno. Tirarono a sorte per ciascuna porta, i piccoli come i grandi, secondo le loro case paterne. Per la porta est la sorte designò Shelemia. Tirarono poi a sorte per suo figlio Zaccaria, un consigliere assennato, e la sorte gli assegnò la porta del nord. A Obededom fu assegnata la porta meridionale, e ai suoi figli i magazzini. A Shuppim e a Osa fu assegnato il lato ovest, con la porta a Shalekut sulla via della salita, un posto di guardia di fronte all'altro. Sul lato est erano fissi 6 leviti ogni giorno, sul lato nord 4 ogni giorno, sul lato sud 4 ogni giorno, e i magazzini 2 per ciascuno. Al Parbar, sul lato ovest, erano addetti 4 per la strada e 2 per il parbar. Queste erano le classi dei portinai scelti tra i figli di Core e i figli di Merari. Dei figli di Già era preposto ai tesori della casa di Dio e ai tesori delle cose consacrate. I figli di Ladan, cioè i figli di Gersoniti, discesi da Ladan, erano i capi delle case paterne di Ladan, il Gershonita, cioè Geieli. I figli di Geieli, Zetam e Joel, suo fratello, erano preposti ai tesori della casa dell'Eterno. Fra gli Amarriti, gli Girazziti, gli Ebroniti e gli Uzziliti, Shebuel, figlio di Gershon, figlio di Mosè, era sovrintendente dei tesori. I suoi fratelli, tramite Eliezer, furono suo figlio Reabia, il cui figlio fu Geascia, il cui figlio fu Joram, il cui figlio fu Zicri, il cui figlio fu Shelomit. Questo Shelomit e i suoi fratelli erano preposti a tutti i tesori delle cose sacre che il re Davide, i capi delle case paterne, i capi delle migliaia e delle centinaia e i capi dell'esercito avevano consacrate. Essi avevano consacrato parte del bottino ottenuto in guerra per mantenere la casa dell'Eterno. Inoltre, tutto ciò che era stato consacrato da Samuele il veggente, da Saul figlio di Chish, da Abner figlio di Ner e da Joab figlio di Zeruah, e qualunque cosa consacrata da qualsiasi altro, era sotto la responsabilità di Shelomit e dei suoi fratelli. Fra gli Shishariti, Kenania e i suoi figli erano addetti agli affari esterni di Israele, in qualità di magistrati e di giudici. Tra gli Ebroniti, Ashabia e i suoi fratelli
1700 uomini valorosi furono preposti alla sorveglianza di Israele, di qui al Giordano, a ovest, in tutti gli affari dell'Eterno e nel servizio del re. Ancora fra gli Ebroniti c'era Gerigia, il capo degli Ebronidi, secondo le generazioni delle loro case paterne. Nel 40° anno del regno di Davide si fecero ricerche su di loro, e fra di essi si trovarono uomini forti e valorosi, a Jazer di Galat. I suoi fratelli erano 2700 uomini valorosi, capi di case paterne. Il re Davide affilò loro la sorveglianza dei Rubeniti, dei Gaditi, della mezza tribù di Manasse, per tutte le cose che riguardavano Dio e gli affari del re. Primo libro delle Cronache, capitolo 26. Primo libro delle Cronache, capitolo 27. Or ecco i figli di Israele, secondo il loro numero, i capi delle case paterne, i capi di migliaia e di centinaia e i loro ufficiali al servizio del re, in tutto ciò che riguardava le divisioni che entravano e uscivano mese dopo mese, tutti i mesi dell'anno. Ogni divisione era composta di 24.000 uomini. A capo della prima divisione, per il primo mese, c'era Shabeoma, figlio di Zabidiel, e la sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Egli era dei figli di Perez ed era il capo di tutti gli ufficiali dell'esercito per il primo mese. A capo della divisione del secondo mese c'era Dodadi, l'Ahoita. Nella sua divisione l'ufficiale più importante era Miklot. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Il capo della terza divisione per il terzo mese era Benaia, figlio del sacerdote Geoiada. Egli era capo e la sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Questo Benaia era un prode fra i 30 e era capo dei 30. Nella sua divisione c'era anche suo figlio, Amminazzadab. Il quarto capo per il quarto mese era Asael, fratello di Joab. Dopo di lui veniva suo figlio, Zebadia. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Il quinto capo per il quinto mese era il comandante Shamut, l'Azzarita. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Il sesto capo per il sesto mese era Ira, figlio di Kesh, il Tecoita. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Il settimo capo per il settimo mese era Elez, il Pelonita, dei figli di Efraim. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. L'ottavo capo per l'ottavo mese era Sibeccai, l'Usciatita, degli Zariti. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Il nono capo per il nono mese era Abiezer di Anot, dei Beniaminiti. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Il decimo capo per il decimo mese era Marari di Netofa, degli Zeariti. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. L'undicesimo capo per l'undicesimo mese era Benaia di Piratot, dei figli di Efraim. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Il dodicesimo capo per il dodicesimo mese era Eldai di Netofa, della famiglia di Otniel. La sua divisione comprendeva 24.000 uomini. Inoltre, i capi sulle tribù di Israele erano i seguenti. Il capo sui Rubeniti era Eliezer, figlio di Zicri. Sui Simeoniti, Shefatia, figlio di Macà. Sui Leviti, Ashabia, figlio di Chemuel. Sugli Aroniti, Zadok. Su Giuda Eliu, uno dei fratelli di Davide. Su Issacar, Omri, figlio di Micael. Su Zabulon, Ishmaia, figlio di Obadia. Su Neftali, Gerimot, figlio di Azriel. Sui figli di Efraim, Osea, figlio di Azaria. Sulla metà tribù di Manasse, Gioele, figlio di Pedaia. Sulla mezza tribù di Manasse, in Galad, Iddo, figlio di Zaccaria. Su Beniamino, Jashiel, figlio di Abner. Su Dan, Azarel, figlio di Joram. Questi erano i principi delle tribù di Israele.
Ma Davide non fece il censimento di quelli al di sotto dei 20 anni, perché l'Eterno aveva detto che avrebbe moltiplicato Israele come le stelle del cielo. Joab, figlio di Zeruia, aveva cominciato il censimento, ma non lo portò a termine. A motivo del censimento, l'ira dell'Eterno si rovesciò su Israele e il numero dei censiti non fu riportato nelle cronache del re Davide. Azmavet, figlio di Adiel, era preposto ai tesori del re. Jonathan, figlio di Uzia, era preposto ai tesori che erano nella campagna, nella città, nei villaggi e nelle torri. Ezri, figlio di Chelub, era preposto ai lavoratori dei campi che coltivavano la terra. Shimei da Ramà era preposto alle vigne. Zabdia di Sefam era preposto al prodotto delle vigne, depositato nelle cantine. Baal Enan di Geder era preposto agli uliveti e ai sicomori che erano in pianura. Joash era preposto ai depositi d'olio. Shitrai di Sharon era preposto alle mandrie che pascolavano a Sharon. Shafat, figlio di Adla, era preposto alle mandrie che erano nelle valli. Obil, l'ismaelita, era preposto in cammelli. Gedia di Merot era preposto agli asini. Jaziz, la garita, era preposto alle greggi. Tutti questi erano amministratori dei beni del re Davide. Jonathan, zio di Davide, era consigliere, uomo intelligente e scriba. Jehiel, figlio di Acmoni, stava con i figli del re. Aitofel era consigliere del re. Ushai, l'archita, era amico del re. Ad Aitofel successero Geoiada, figlio di Benaia, e Abiatar, il capo dell'esercito del re, era Joab. Primo libro delle cronache, capitolo 27.